Buongiorno Gaia, buongiorno ai telespettatori. Noi ci troviamo a Bergamo, in questo momento l'epicentro della la città più colpita di tutto il territorio lombardo. Sta arrivando un'ambulanza, proprio in questo momento ne è partita una 2 minuti fa per un codice rosso chiamata. Il Presidente ci ha spiegato che molto probabilmente sarà anche questa volta un eventuale Covid. Ci sono almeno 300 chiamate al giorno qui nella sede centrale della Croce Rossa, che fa moltissimo per questa comunità, perché non soltanto i dipendenti ma anche i volontari si stanno occupando molto degli anziani, per esempio, portano ogni giorno dei pasti, portano ogni giorno dei farmaci, tutte le volte che hanno bisogno, 4, 5, fino a 10 viaggi al giorno. E poi c'è il problema chiaramente della positività, perché 120.000 abitanti fa Bergamo, sono 4.305 casi positivi, 312 soltanto nelle ultime 24 ore, ed è anche la città dove ci sono stati purtroppo più decessi. Lo ricordiamo. Ieri ci dicevano che sono arrivate 44 bare al cimitero. Ieri sera l'intervento dei militari, sono arrivati 70 mezzi per portare queste bare fuori in altre regioni per la cremazione, cremazione che in questo caso deve essere obbligatoria, perché lo abbiamo raccontato anche nella settimana scorsa, cioè abbiamo visto il pietoso rito delle bare che finiscono all'interno delle chiese perché nelle camere mortuarie purtroppo non c'è più posto. Sono morte 300 persone in una settimana, sono morti due sindaci, il secondo ieri è morto un giovane medico del 118, aveva 46 anni, sono morti due preti e sono morti molti, molti anziani. Non è semplice fare questa cronaca perché è un continuo via vai di chiamate di persone. Sentite, un'altra, in questo momento, questa è un'altra telefonata che arriva. Ci spiegava prima il presidente Bonomi della Croce Rossa di Bergamo, con cui parleremo a breve. Un ultimo aggiornamento invece ve lo do su quello che doveva essere l'ospedale da campo, che doveva essere pronto, cioè doveva essere allestito all'interno della ex fiera, una situazione che ricorda un po' quella che si sta verificando a Milano, no? Con la fiera, con questo ospedale da campo. Ebbene, erano arrivati gli alpini, si stava già iniziando ad allestirlo, ma ieri è arrivato lo stop della regione, o meglio una sospensione da parte della regione Lombardia, perché ha detto al momento non abbiamo i medici. Abbiamo sentito ieri l'appello del presidente Fontana anche a tutti i medici della Lombardia, anche a quelli in pensione. Chiunque vuole dare una mano, chiamateci perché abbiamo bisogno. Ma appunto questa carenza di medici ha fatto sì che in questo momento i lavori si sono fermati. Il sindaco Gori ha parlato di un momento di incertezza, diceva se ce lo dicevano prima che non c'erano i medici non avremmo messo in moto la macchina, e quindi c'è anche questo problema. Noi adesso parleremo a breve, dovrebbe raggiungerci il Presidente, ci facciamo un po' raccontare come funziona Certo, la loro come funziona giornata, la così loro vi renderete conto giornata? delle telefonate che arrivano. Ti richiamo tra Esatto, poco, soprattutto Carmelo. quali protezioni queste persone prendono. Va Sì, bene, ci ok. sentiamo tra poco, torniamo a Buffagni, non c'è bisogno di.